Questo è il prossimo video del racconto di autunno, dopo pagina 5, questo pagina 6, conseguenziale dopo il 5 viene il 6, e quindi la storia di Giulio e sembrerebbe anche di Francesco in questo caso. Buona lettura e buon ascolto. Francesco disse a Giulio che l'indomani mattina avrebbe trovato la soluzione ai loro problemi, e Giulio se ne andò a casa fiducioso che la soluzione fosse davvero giusta. La mattina seguente Giulio, dopo aver scambiato con Francesco i numeri di cellulare, venne chiamato da Francesco di farsi trovare davanti al bar dell'archivio, seduto ad un tavolino, e lui gli avrebbe esposto il suo piano per l'indagine. Giulio fece quello che Francesco gli aveva detto e si sedette a un tavolino. Dopo una decina di minuti dal suo arrivo, Francesco si presentò con una biondona alta e formosa, che faceva letteralmente girare dietro di sé tutti quanti i poliziotti lì in giro fuori dall'archivio. Giulio non sapeva assolutamente cosa pensare. Francesco era forse diventato pazzo? Cosa poteva fare quella biondona per loro due e la loro indagine? Giulio vide chiaramente che la biondona e Francesco stavano venendo verso di lui. Probabilmente la sua fidanzata, si disse tra sé e sé Giulio. Quando Francesco arrivò al tavolino ed ebbe presentato la biondona a Giulio, gli disse a chiare lettere: "Lei è la risoluzione a tutti i nostri problemi." "Stai scherzando?" disse Giulio con gli occhi fuori dalle orbite. "No, affatto. È lei che potrà aiutarci nelle nostre indagini." Giulio non sapeva cosa pensare. Intanto la ragazza bionda stava facendo dei selfie di se stessa e delle consumazioni sul tavolino con il cellulare, mentre Francesco e Giulio parlavano seduti. "Adesso mi spieghi tutto," disse Giulio a Francesco con molta rabbia e desolazione nella voce. Francesco, indovinando lo stato d'animo del collega, cercò di rassicurarlo. "Adesso andiamo dentro l'archivio e ti spiego tutto." I tre andarono dentro l'archivio e Giulio non poté credere a quello che successe. Chi è questa biondona? Bello saperlo, lo potrete sapere se dopo questo video guarderete il video di pagina 7, il racconto di autunno. Intanto vi ringrazio per essere stati qua e ringrazio anche se vorrete vedere il prossimo video, cioè pagina 7. Ciao ciao!